2019, siamo allo stand della SSC, la Swiss Sustainable Coffee SA, con sede in Svizzera ma con una veduta in termini commerciali mondiale. Siamo in compagnia di Elisabetta Da Costa, che è la responsabile commerciale dell'azienda. Elisabetta, benvenuta. Grazie mille, buongiorno a tutti. Io ho detto con vedute di carattere mondiale, perché voi cosa fate e a chi vi rivolgete? Allora, ci rivolgiamo prevalentemente a un mercato coinvolto su aspetti legati alla sostenibilità. Questo è stato un progetto molto ambizioso. Inizialmente qualcuno ci ha guardato con sospetto. Posso anche dire che siamo stati quasi derisi per l'ambizione di questo progetto, perché appunto innanzitutto uscire con un prodotto unico per quanto riguarda la compatibilità di Nespresso Professional era già una sfida, e sviluppare questo progetto con un materiale compostabile è stata un'ulteriore sfida. E l'ultima sfida è stata quella di rendere il prodotto a barriera di ossigeno, ovviamente per mantenere gli aromi. Fantastico, io ti interrompo, mi permetto di interromperti per guardarlo, sentirlo al tatto e verificare che effettivamente non solo è in carta ed è sostenibile, ma soprattutto non lascia traspirare l'aria. No, infatti questa è la sfida maggiore nell'ambito del caffè, perché il caffè è un prodotto che vive. Si sa che l'ossigeno ossida il prodotto, ossida il caffè, e riuscire ad avere questo materiale a barriera di ossigeno è stato il risultato, è stata l'eccellenza di tutto questo progetto. Adesso finalmente abbiamo raggiunto anche noi un po' di visibilità a livello internazionale. Le richieste per questo prodotto sono moltissime e posso anche vantare il piacere di dire che siamo sponsor ufficiali di COP25 in Cile in dicembre. Quindi i leader del mondo che si incontreranno per discutere sulla sostenibilità, sul riscaldamento globale, berranno il nostro prodotto di Swiss Sustainable Coffee. Siamo stati selezionati tra molti sponsor di caffè e quindi per noi è un vanto, è un orgoglio. Gran bella soddisfazione. Raccontiamo a tutti loro intanto quali sono le varietà di prodotto che voi andate a offrire al mercato. Nespresso Professional esiste sul mercato con il caffè. Noi cosa abbiamo fatto? Più aziende ci hanno chiesto: perché non producete cialde, perché non producete dolce gusto, compatibili in espresso classiche, le capsule? Però in realtà l'idea iniziale di questo progetto era di puntare integralmente sulla sostenibilità a 360 gradi, cosa non facile. Però ovviamente tutti puntavano il dito, tutti dicevano: però è un monoprodotto, come riuscirete a far fronte a tutte le spese, marketing, ad aumentare la visibilità? Piano B è stato quello di sviluppare lo stesso prodotto con del tè, e anche in quel caso abbiamo puntato moltissimo su prodotti biologici. Io stessa sono stata in Sri Lanka a selezionare delle piantagioni, e piantagioni sostenibili nel vero senso della parola, perché oggi la parola organic, biologico, è un po' abusata. In realtà ci sono molte aziende che sono certificate organic, ma non lo sono dal punto di vista dei labor, quindi dei lavoratori. Noi abbiamo selezionato delle piantagioni organiche e sostenibili a 360 gradi. Il terzo step è stato quello di sviluppare qualcosa di unico nel suo genere, e pertanto con una società svizzera abbiamo sviluppato una linea di brodi gluten free. Oggi il problema del glutine è una piaga internazionale, perché ci sono moltissime persone intolleranti, i celiaci, quindi abbiamo questi brodi gluten free, abbiamo dei brodi vegani, e quelli sono una vera novità. Anche in questo caso puntiamo su prodotti totalmente naturali, senza conservanti, e l'abbiamo sviluppato in questa forma. Quindi è vero, oggi noi non siamo un'industria che produce capsule Nespresso, capsula dolce gusto e quant'altro. Abbiamo una cialda unica, ma con una varietà di prodotti molto molto ampia. Elisabetta, io raccolgo l'invito a
fare un caffè immediatamente dopo questa intervista, voglio assaggiarlo e invito invece te a comunicare a tutti loro qual è la casella di posta elettronica a cui poter scrivere senza alcun impegno per richiedere maggiori informazioni sul prodotto. Allora, la mail sarebbe info@sscgroup.ch. A questa mail risponderà la nostra assistente che darà tutte le informazioni e vi aiuterà a conoscere meglio il prodotto, dopodiché per informazioni più dettagliate potete rivolgervi direttamente a me, alla sottoscritta. Elizabeth, grazie. Grazie a lei.